Innanzitutto a tutti, e oggi metterò il mio primo coniglio perché ci sono finalmente arrivato con i biglietti e quindi mettiamolo subito, direi. Quindi eccolo qua, e la chiameremo perché è una femmina. Anche re 3000 di esperienza, che fai la dov'è? No, perché così venire le carote effettivamente. Oppure sì, dai, le carote tanto si ricomprano abbastanza veloce. Chiamiamola Vanni, perché non lo sa, è di Security Breach. Vanni top, abbiamo anche il coniglietto finalmente adesso, quindi molto top. L'ho appena, ci sono appena arrivato, ne ho zero. Intanto vi voglio far vedere allora le migliorie. Allora, ho messo tutte le capre, poi ho messo col maiale, ho spostato molte cose per mettere, ho anche spostato il raggiunto delle pecore. Poi guardate, una roba bellissima ragazzi, ci mancano due seghe, due asce, e qua abbiamo finito, ed è tipo una cosa per me fantastica. E no, tanto prendiamo un po' di soglia e basta. Dai, sì, non ho panna purtroppo. E già abbiamo Vanni, eccola qua la nostra coniglietta. Quanto adoro gli animali domestici dei Day. Io mi ricordo all'inizio dei Day che ho sempre voluto avere un coniglietto. Anche nella vita reale ho sempre voluto avere un coniglietto, sinceramente. Perché adesso vi devo dire una cosa. Prima che arrivasse il mio gatto, io avevo un piano di prendermi un coniglietto e un gatto. Appunto, il coniglietto alla fine non l'ho potuto prendere. Purtroppo dei gatti che dovevo prendere sono morti, però c'è stato Simba, che è appunto il mio gatto, che è arrivato lui. E per me, per questo io sono tanto legato al mio gatto, perché tengo tantissimo. Se succedesse qualcosa a lui, io veramente non potrei più, veramente non sorriderei mai più, non sarei mai felice, come lo sono tuttora, non sorrido mai io. Perché per chi non mi conosce, io sono una persona molto triste. Perché vi devo dire un segreto. Allora, io a scuola sono una persona molto dimenticata. Perché mentre tutti i miei amici giocano a calcio, tutti, quasi tutti, tipo 18 ne giocheranno, anche le mie amiche, che nessuno passa mai del tempo con me. Io me ne sto sempre nell'ombra, da solo, dimenticato. E io veramente, quello è il mio destino alla fine. Alla fine quello è il mio destino. Tanto vabbè, li capisco sinceramente, perché sanno benissimo. Comunque è bellissima la casa del coniglio, guardate. Quella del pavone sinceramente è bella, però il pavone lo metteremo tra qualche mese. Allora, io ne ho, me ne mancano 7, quindi tra 7 mesi potremmo mettere il pavone, raga. Gigi. Comunque il prossimo animale che metterò sarà lei, sto gattino. O magari anche magari, cioè sono indeciso se mettere lui. Non me ne mancano 20 biglietti. E poi costa 4 di quelli leggendari a turno. Cavallo Vaglio invece lo potrei mettere, però no grazie per adesso. E allora abbiamo il nostro coniglietto, la nostra coniglietta, abbiamo la nostra Undyne, che per chi non lo sa è riferimento ad Undertale. E scrivetemi qua sotto nei commenti per favore ragazzi, ma a che cosa servono gli scoiattoli? Per favore ditemelo, io non so, faccio vedere subito. Lo scoiattolo sta lì. Lo faccio subito. Un attimo. Si sblocca al 62, se non erro. Sì, è 62, eccolo. Scoiattolo. So che è una meccanica simile alle api, perché c'ha un albero. Ma che cosa fa? Di preciso, se qualcuno è a livello 62, per favore me lo scriva, oppure lo sapete. Vi prego.
Comunque noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Buona Pasqua a tutti!